Ed è con noi questa sera in studio Giuliano Ferrara, buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, lei ha sentito questa Sì. intervista al procuratore capo di Napoli, ma secondo lei è vero che i giornali guidano le inchieste? Sì, mi sembra un'intervista di grande valore, anche storico. Sono circa 16-17 anni, dal 93, che in Italia c'è un circuito o circo o partito mediatico giudiziario. Si passano le carte, c'è un'intesa evidente, i giornali fanno tutto quello che i procuratori della Repubblica o i sostituti non possono fare, i giornalisti diventano magistrati e i magistrati diventano giornalisti e informano su ciò che desiderano. Il punto qual è? Il punto è che questo non riguarda solo l'onorabilità dei cittadini e anche dei politici o di altri. Il punto è che questo riguarda la salute della Repubblica, il funzionamento regolare delle istituzioni. Noi No, 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 prego, prego. abbiamo una dichiarata volontà da parte del gruppo editoriale Espresso, che io non criminalizzo, fanno grandi giornali, importanti giornali, del suo editore Carlo De Benedetti e dei grandi professoroni del PalaSciarpa che si sono riuniti a Milano. Una dichiarata volontà di abbattere Berlusconi con mezzi extraparlamentari ed extraistituzionali. Loro ragionano così: la sfiducia non riusciremo a fargliela mai in Parlamento. Al voto ci ha sempre battuto, o anzi, a volte non li ha affatto battuti, però resiste e poi ritorna. Quindi ci vuole un altro mezzo, e questo mezzo sappiamo qual è quello giudiziario. Questo è una cosa che mi fa diventare pazzo di rabbia. Io per questo ho convocato una manifestazione al Teatro Dal Verme a Milano. Sabato prossimo, insomma, dopodomani alle 10:30, perché una Repubblica della virtù, puritana nella sua ideologia, nel suo funzionamento, è il contrario di una Repubblica liberale, tollerante, dove la Ecco, legge vale per tutti e il diritto è lei parla affermato di a tutela dei cittadini. neopuritanesimo, no? Sì. Che viene usato adesso, diciamo così, per, come appunto dice lei, sovvertire gli equilibri, ma in Italia non era mai successo. No, perché questo è un paese cattolico e ha tanti vizi anche dei paesi cattolici che sono stati proclamati, scritti e raccontati da molti scrittori da molti secoli. Però il puritanesimo è violento, è brutale, soprattutto nella sua forma rivoluzionaria, alla Cromwell, sospende i poteri del Parlamento, taglia la testa al re, introduce cioè un elemento, direi di guerra civile, che va fermato. Che va fermato. La loro idea di Repubblica della virtù è un'idea veramente curiosa. I miei peccati, io li dico al confessore, se sono credente, oppure i miei peccati sono parte di una faticosa, emendazione attraverso, diciamo, la mia coscienza morale laica. Ma non è possibile trasformare i peccati e i vizi in reati. Se il presidente Berlusconi ha ecceduto tutta una vita sobria, non è possibile approfittarne pretestuosamente per metterlo sotto processo per concussione e prostituzione dopo aver spiato le sue case, intercettato e origliato le conversazioni sue e dei suoi ospiti e aver diffuso tutto questo di fronte all'opinione pubblica con 400 pagine costruite apposta per distruggere e travolgere una figura istituzionale così importante. Importante e così decisiva, direi, per la vita di tutti i giorni, per le cose che contano come il capo del governo. È una cosa assurda, surreale ed è incredibile che non riusciamo a farlo capire, per esempio all'estero, dove bevono questa fantasia, questa follia, questa menzogna quotidiana e naturalmente fanno un danno al nostro paese, alla sua Ecco, credibilità. secondo lei, quindi, dopo tutto questo, diciamo così, affresco che lei ci ha tracciato, le lobby editoriali, diciamo così, che peso hanno in questo quadro? Poi, se non sbaglio, lei aveva lanciato una sfida TV a Scalfari. Sì, vabbè, io mi piacerebbe potermi confrontare. Io penso che se uno è un liberal, come loro dicono di essere, deve amare il contraddittorio e il confronto. E invece non vogliono confrontarsi in televisione o davanti a platee comunque importanti su queste questioni. Però, guardate, il problema non è mettere sotto accusa i giudici o le lobby editoriali, il problema è il collegamento, cioè il disegno, la cultura prevalente. Insomma, hanno fatto parlare un tredicenne al PalaSciarpa per inveire contro Berlusconi. Questa è proprio la massima espressione plastica della Repubblica della Virtù. Io sradico qualunque elemento tuo di autonomia.
e ti inculco che cosa? L'odio politico, lo spirito più facinoroso possibile, e cerco di costruire utopisticamente, magari per buone intenzioni, quell'uomo nuovo che, come Umberto Eco, la sera va a letto tardi, ma solo per leggere Kant, perché dobbiamo tutti leggere il grande filosofo e moralista tedesco Immanuel Kant, solo che poi non lo capiscono Kant, perché Kant ha detto una cosa colossale che va contro tutto il loro moralismo bacchettone e il loro puritanesimo. Ha detto: il legno storto dell'umanità non si può raddrizzare. Ci si può arrivare per gradi, piano, cercando appunto di cambiarsi, ma non si può usare la legge, lo Stato, per raddrizzare moralmente l'umanità. Questo è un progetto più che eversivo, pazzotico. Grazie allora a Giuliano Ferrara per questa analisi. Noi andiamo avanti con il telegiornale. La giornata del ricordo per le vittime delle foibe, la memoria sia coltivata, ha detto il presidente Napolitano.